24 febbraio 1985, di fatto è l'anniversario di quella partita leggendaria con un gol leggendario di Diego Armando Maradona. Allora, qual è il miglior modo per introdurre un altro ospite di questa sera? Anche a lui diamo il benvenuto per la prima volta in trasmissione, Domenico Mazzella, presidente del Club Napoli Monte di Procida. Domenico, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e forza Napoli. Allora Domenico, davvero benvenuto. Quindi adios, di solito noi, come ben saprai, amiamo far conoscere le realtà locali, lì dove proprio c'è il cuore pulsante, no? del tifo azzurro. Allora comincerei col chiederti un po' di informazioni sul tuo club, un club che so che è nato da poco e che purtroppo non abbiamo potuto vivere al meglio per via dei motivi che tutti conosciamo, però sicuramente al termine di questa pandemia pullulerà di tifosi e di tifo. Sicuramente. Allora, il nostro club è nato fine 2019, come dicevi tu, è giovanissimo, però ha già tantissimi iscritti, siamo circa 850. Una buona parte di questi iscritti è negli Stati Uniti, perché come ben saprai Monte di Procida ha un cordone ombelicale molto lungo e legato con gli Stati Uniti, quindi in ogni stato d'America c'è un tifoso del Napoli che è di Monte di Procida. Certo, anche funge da ponte, insomma, questo club ci fa sempre piacere avere questo collegamento con gli Stati Uniti. Senti Domenico, parlando più di stretta attualità, avrai seguito le vicende purtroppo non così positive di campo per quanto riguarda il Napoli, campo che però richiama anche al mercato e alle gestioni societarie, in particolare per quanto riguarda l'allenatore. Si fanno diversi nomi sull'erede di Gennaro Gattuso che, come abbiamo detto già nella prima parte della puntata, potrebbe e dovrebbe restare fino al termine di questa stagione con l'obiettivo del quarto posto, di fatto l'unico vero rimasto a disposizione, però si fanno già dei nomi, tra questi anche nomi a marcord come Benitez e soprattutto Maurizio Sarri. Allora ho insomma necessità o curiosità di sapere anche il parere di un tifoso, eventualmente un ritorno di Sarri a Napoli, tu come lo accetti, come lo prenderesti? Ma io ho vissuto veramente in modo molto forte, tragico, diciamo, l'addio di Sarri al Napoli. In questo momento io preferirei innanzitutto rivedere Benitez che si occupi un po' di più della società, quindi con un ruolo un po' più dirigenziale. E ritornando a Sarri, io sono rimasto un po' deluso. E quindi non credo che, ovviamente, dopo la prima vittoria o dopo il suo prima, scusatemi, io amo Napoli, io sarò il primo ad inginocchiarmi a lui, ma al momento la vedo molto dura da accettare. Certo, per i suoi trascorsi bianconeri, chiaramente ha un po' macchiato. Sì, possiamo anche dire che comunque in questo momento sono molto dispiaciuto per mister Gattuso. Certo. Perché credo che abbia perso completamente il controllo di tutto e che sia in un continuo rivoluzionare squadra, modulo, tutto, e questo lo porta sempre più in confusione. Mi dispiace perché non credo che sia tutta colpa sua, anche se ovviamente essendo lui l'allenatore è in primis quello più responsabile, però sta facendo secondo me troppa confusione. Eh sì, l'abbiamo sottolineato anche in apertura con questo 3-4-3 che ha un po' regalato il primo tempo col Granada ieri sera, poi le cose sono cambiate nel secondo tempo con il ritorno alla difesa a 4. Domenico, la prossima gara è il derby di domenica con il Benevento, possiamo essere positivi o magari può arrivare un altro scherzetto? Ma guarda, forse questa parte di stagione ci sta abituando a non essere più positivi. In che senso? Sulla carta, se me lo chiedevi un mesetto fa, diceva non c'è partita, no? Perché ovviamente la differenza di blasone è tanta. Domenica, da quello che si sente, abbiamo recuperato un pochettino di calciatori, credo Demme, non so se dal primo minuto in panchina. Diciamo che la rosa sta ritornando quasi un pochettino al completo. Però ripeto, io vedo molta confusione nel Napoli, mentre nel Benevento c'è tanta fiducia, c'è tanta voglia di giocare per la maglia, quello che forse manca in questo Napoli.
Forse l'unica squadra in Europa che continua a giocare in orizzontale e non giocare in verticale, troppi passaggi. Guarda, io dietro, veramente sono. Tu credimi, da tifoso non mi arrabbio più, non riesco ad arrabbiarmi perché cioè, rivedo sempre lo stesso film nelle ultime settimane. Abbiamo la fortuna di andare in vantaggio dopo 3 minuti con una squadra impaurita che era ieri sera, diciamo. E manteniamo palla giocando sempre in orizzontale e non colpendo per ammazzare, diciamo, l'avversario. Non so, sì, ovviamente sì. Io credo che il Napoli domenica farà la sua gara, vincerà, però ripeto, da tifoso e scaramantico napoletano non so cosa aspettarmi. Sì. Facciamo gli scongiuri ricordando anche la gara dell'andata, che è stata anche piuttosto equilibrata, no? Con il gol dei due fratelli Insigne e poi decisa da Petagna, ma già l'andata con un Napoli molto più in salute rispetto ad oggi è stata una gara piuttosto equilibrata e incerta, con il risultato in bilico fino all'ultimo. Domenico, a questo punto ne approfitto, prima di salutarci ti giro una domanda da parte di un nostro amico che ci aveva scritto prima, Mario, che si chiedeva quali potessero essere le 3 delle 7 squadre al momento in lotta per i primi 4 posti a rischiare maggiormente ad oggi l'esclusione dalla zona Champions. Secondo te le 4 più avvantaggiate a entrarci quali sono? Vabbè, a parte l'Inter, ovviamente. A parte l'Inter e ovviamente la Juve, perché comunque la Juve non finisce mai, non diciamo non muore mai, però diciamo non finisce mai. E poi... Ma io credo che la Roma sia tra le 4 e ovviamente come quarta metto il Napoli, perché il Milan ha vissuto il suo momento di gloria, che è durato circa un anno solare, e adesso credo che abbia attraverserà un periodo di delusione, secondo me. Ha finito la benzina, quindi. Quando tu sei primo ovviamente tutto ti va bene, abbiamo visto come ha giocato il Milan, rigori in modo continuo, pure se toccavi la palla con le ciglia andava in porta, poi dopo quando hai 2-3 stop non è facile. Ieri sera abbiamo visto che ha sudato comunque, certo. Una partita che poteva tranquillamente dominare, e la Roma la vedo buona. Il Milan credo che sia in caduta, la Lazio è una bella squadra, però non ha la rosa delle altre contendenti e diciamo sono calciatori un pochettino più maturi e non so fino a quando possono reggere le competizioni continue. Certo. Io credo tanto ovviamente nel Napoli, ragazzi, sono convinto che quest'anno comunque lo scudetto sia veramente dell'Inter, perché se non lo vince quest'anno sarà difficile poi in seguito a fare qualche altro miracolo. Sì, dopo 9 anni sarebbe anche il caso di cambiare la prima in classifica, giustamente. Allora Domenico, la speranza è che di poter tornare a vivere quanto prima il Club Napoli Monte di Procida. Nel frattempo io ti ringrazio per essere stato con noi, magari un domani appena possibile saremo anche lì presenti con le nostre telecamere per una serata insieme spensierata e piacevole. Grazie ancora Domenico Mazzella. Io voglio salutarvi, voglio ringraziarvi per essere stato vostro ospite, voglio dire agli amici che stanno seguendo di seguire la nostra pagina Instagram che è Club Napoli Monte di Procida, e ringrazio tutti i soci fondatori e tutti quelli che fanno parte del nostro club, grazie sempre e forza Napoli, non abbattetevi mai, tifate sempre Napoli, grazie Diego. Grazie ancora Domenico Mazzella, mi raccomando tutti a seguire su Instagram la pagina Club Napoli Monte di Procida. Grazie ancora a Domenico per essere stato con noi. Adesso ultimo break pubblicitario, tra poco con noi come sempre Antonio Giordano nell'ultima parte di Dios, analizzeremo i temi tattici principali di Napoli Benevento.